E a proposito di pubblica amministrazione, voglio presentarvi una persona che è davvero il volto della nuova pubblica amministrazione italiana, Vincenzo Di Nicola. Nato a Teramo, emigrato negli Stati Uniti, 10 anni di lavoro negli Stati Uniti, 6 mesi in Cina, ha creato una startup di fintech che fa trading del Bitcoin, si chiama Conio, e tante altre cose. Poi a un certo punto ha partecipato a un bando su LinkedIn, questa volta, per tornare in Italia e accettare questo posto di grande responsabilità, ovvero Chief Innovation Officer, colui che è responsabile dell'innovazione nell'INPS. Ditemi se non è una grande storia questa. Ci colleghiamo con Roma, con Vincenzo Di Nicola. Buongiorno, grazie Carlo per l'invito. Sei nella sede dell'INPS, immagino. Sì, qui all'Eur in Ciro il Grande. E allora, prima che facciamo una scheda e raccontiamo la tua storia di preciso, raccontaci cosa fa una persona come te nell'INPS. Beh, io cerco di dare le mie competenze per poter cambiare il paese in meglio, per poter ridare un qualcosa alla mia patria e far sì che possa prosperare un po' più avanti per i prossimi anni. Che bella cosa che stai dicendo. Allora, andiamo a conoscere meglio Vincenzo Di Nicola. Questa è la sua scheda. Vincenzo Di Nicola, responsabile per l'innovazione e la transizione digitale di INPS. Abruzzese di Teramo, ha vissuto in Cina e in America, dove ha conseguito un master in Computer Science a Stanford. Ha lavorato per Microsoft e Yahoo e poi ha cofondato startup come GoPago, venduta poi ad Amazon, e Conio, finanziata da Poste Italiane e Banca Generali. Sogno nel cassetto, lo Stato siamo noi. Solo noi siamo gli unici a poterlo cambiare. E con questo incarico voglio dare il mio contributo perché questo avvenga il prima possibile. Allora Vincenzo, adesso che sappiamo un pochino più di te, raccontaci un attimo qual è la tua missione reale all'INPS. È una cosa molto bella quella che hai detto delle competenze messe a disposizione del proprio paese, ma come si svolge una missione all'INPS? Allora, la mia missione è quella di plasmare un INPS a misura del cittadino. L'ho detto già in altre interviste e altre parti, il mio obiettivo è quello di fare sì che l'INPS sia semplice, affidabile, sicura, un po' come Netflix, che può sembrare una bestemmia, ma in realtà è possibile. Beh, come si può fare? Si può fare facendo sì che l'INPS introduca nei suoi sistemi tecnologie moderne degli anni 20 e possa a quel punto concretizzare questo piano e non farlo più rimanere sulla carta, ma far sì che si renda disponibile ai cittadini. Perché mi risulta che negli anni 80 l'INPS era all'avanguardia. Sì, negli anni 80 l'INPS, credo che il presidente Gianni Biglia, portò avanti uno sforzo epico di digitalizzazione delle informazioni. Prese proprio tanta carta con informazioni proprio in formato cartaceo dei contribuenti, dei cittadini, e le digitalizzò, le riversò sui computer. Negli anni 80, un qualcosa di incredibile già oggi, figuriamoci com'era quasi 40 anni fa. Nell'immaginario collettivo è un po' difficile associare la parola innovazione e pubblica amministrazione, perché sembra quasi una contraddizione in termini. Ma com'è possibile che poi questo modo di vedere le cose possa cambiare? Allora, la pubblica amministrazione è un sistema colossale ma lento. Queste due parole sembrano sinonimi, ma in realtà non è che debbano essere per forza così. Se ci pensate, anche Amazon, Google, Facebook, Microsoft sono colossi, ma sono tutt'altro che lenti. Quindi io miro a portare le stesse competenze, le stesse pratiche, le migliori pratiche del mondo privato di questi colossi nel pubblico. E per farlo, in questa prima fase, ci sono vari step che voglio portare avanti. Uno è quello di introdurre metodologie di sviluppo agili, sia di nome che di fatto, ossia rilasci continui che piano piano migliorino continuamente il servizio per il cittadino. Poi, anche parlando un po' di tecnica, pratiche DevOps e di automazione test, che piano piano migliorano anche la qualità dei servizi che vengono rilasciati e aumentano la confidenza, la fiducia degli sviluppatori che possono dare un qualcosa senza bug ai cittadini. Tu vuoi introdurre l'open source sui codici della pubblica amministrazione, vero? Sì, io credo molto nell'open source. L'open source è codice aperto, è disponibile a tutti. Un motto a cui credo molto è codice soldi pubblici, codice pubblico. E questo è un qualcosa in cui crede anche il presidente Tridico. E infatti il mese scorso abbiamo rilasciato per la prima volta in una grande pubblica amministrazione delle componenti software open source che possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, da privati, da altri cittadini, senza doverle ricostruire, quindi con grande risparmio di tempo, di sforzi e di implementazione, quindi produttività ai massimi. Senti, nelle tue idee c'è anche quello di associarti, di fare open innovation, che è la cosa di cui poi parleremo nel corso della puntata, quindi di associarti anche con delle start-up, magari, di collaborare insieme al privato?
Beh, io credo, come ho detto prima, credo molto nelle pratiche migliori del privato e possano essere introdotte nel pubblico. L'INPS spero che abbraccerà anche le start-up, perché le start-up sono sempre la frontiera dell'innovazione e queste sono un connubio, una cross-pollination, una continuazione che può tornare utile sia per l'INPS, la pubblica amministrazione, ma anche per le start-up, così entrano in contatto con un mondo diverso a quello a cui sono abituate. Da poco Biden ha fatto il bilancio dei suoi primi 100 giorni. Il tuo bilancio dei primi 100 giorni com'è all'INPS? Io, guarda, sono molto contento. Sinceramente, da fuori mi aspettavo un qualcosa di diverso da quello che poi ho trovato. Ho trovato molta apertura, ho trovato voglia di cambiamento da parte dell'INPS, da parte del presidente, da parte della direzione generale, da parte della direzione informatica. Perché, come è successo un anno fa, il 1 aprile 2020, il disastro del Click Day poteva essere un motivo o di angoscia, di rintanarsi, di mettere la testa sotto la sabbia, oppure di rinnovamento. Ed è stato un rinnovamento. L'INPS ha detto: non possiamo continuare così, vogliamo cambiare passo. È stata una scossa che veramente sta cambiando l'INPS e mi sta anche aiutando. Io sono contento di essere entrato in INPS con questo vento del cambiamento perché aiuta tanto. Io ho competenze, le voglio portare, però c'è voglia di potermi aiutare in questo Carlo, noi percorso. dovremmo prendere Vincenzo e metterlo in un poster, no? È come Mattarella, magari un po' più in piccolo, un po' più sotto, no? Però dovremmo metterlo come poster dell'ottimismo, no? Perché fa due cose importanti. Primo, è una startup che poi passa da un'altra parte e porta la sua cultura. Dall'altra parte dà un messaggio di speranza a tutti i giovani, ma anche a tutti noi, che poi abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione e che ne abbiamo bisogno. Sì, non a caso noi abbiamo aperto il programma proprio con Vincenzo. In America dicono un po' il poster boy, no? Cioè dicono il volto di una rivoluzione che è sicuramente in atto, che è questa della pubblica amministrazione. Un'ultima cosa, Vincenzo, alle tue spalle c'è da una parte la carta dell'Europa, dall'altra parte una tua foto col presidente Mattarella. Mi sembrano due bei simboli da avere alle spalle. Raccontami, come dire, la sensazione, la motivazione che ti ha fatto lasciare i tuoi affari in giro per il mondo, le tue società in giro per il mondo e tornare a Teramo, che è la tua città, e poi arrivare all'INPS. Cioè, io devo molto al mio paese, ho avuto un'ottima istruzione, ho avuto un'ottima formazione, ho avuto tanto da bambino, i miei genitori erano dipendenti pubblici, mia madre alle poste, al telegrafo, mio padre al comune, e però non ho dato mai niente in cambio. Sono andato all'estero, ho imparato, sono diventato un grande professionista, però poi mi è sempre pesato che non ho mai fatto niente per il paese che mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha dato un'infanzia felice. E vedere il mio paese che sta crollando economicamente mi ha fatto ancora stare peggio. Quindi ho detto: voglio provarci, almeno non voglio avere rimpianti nella mia vita, non voglio avere 80-90 anni, guardarmi indietro e dire: non ho fatto niente per l'Italia, ci voglio provare. Sono tornato, ho formato giovani ragazzi, sono stato molto contento, ho trovato ottimi talenti in Italia, forse molto di più che non in America. Ho creato una compagnia, Conio, sono molto contento di aver trovato ottime persone, il mio socio Cristian Miccoli, grandi investitori come Poste Italiane e Banca Generali. Però sono stati tutti sforzi, cioè da solo con la mia compagnia posso fare 10 volte tanto, 1.000 volte tanto. Nella pubblica amministrazione i miei sforzi possono diventare 1.000.000 volte tanto. Quindi voglio dare il massimo e far sì che l'Italia possa prosperare ancora meglio. E questo l'INPS può farlo. E sono molto contento di essere qua. Carlo, abbiamo qua due, possiamo metterci tra i suoi tifosi, i suoi sostenitori? Vincenzo, ti abbracciamo e ti auguriamo veramente un gran bel lavoro all'INPS. Grazie.